Buon pomeriggio al TG 2000, edizione Flash. Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato con 116 voti. Tranne Berlusconi e Casellati, i senatori di Forza Italia non hanno partecipato al voto e quindi il nuovo presidente del Senato è stato eletto con il concorso di alcuni voti dell'opposizione. Poco prima dell'elezione Berlusconi aveva avuto in aula un plateale diverbio con colui che di lì a pochi minuti sarebbe diventato la seconda carica dello Stato. Giuro di essere presidente di tutti, ha detto La Russa nel suo discorso di insediamento. A presiedere la seduta la senatrice a vita Liliana Segre. Provo vertigine, ha detto la Segre aprendo i lavori, considerando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938 fu costretta dalle leggi razziste a lasciare la scuola, ora si trova sul banco più prestigioso del Senato. Incontro in Kazakistan tra Putin e il presidente turco Erdogan. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che la questione di una possibile risoluzione al conflitto in Ucraina non è stata discussa. Erdogan ha valutato positivamente l'idea di Putin di un hub del gas da realizzare in Turchia. L'Arabia Saudita non politicizza il petrolio, non consideriamo il petrolio come un'arma, lo ha affermato in una intervista alla CNN il ministro per gli affari esteri di Riyadh, dopo che il presidente americano Biden aveva aspramente criticato la scelta saudita di tagliare la produzione di petrolio, considerandolo un atto di sostegno alla Russia. Nuove manifestazioni di protesta da parte dei lavoratori dell'Ansaldo Energia. Non sono mancati momenti di tensione all'aeroporto di Genova dopo che i manifestanti hanno fatto irruzione nella sala d'ingresso dello scalo. Bloccate anche le strade nella zona di San Pier d'Arena. Vietare il velo al lavoro non costituisce discriminazione se il divieto si applica a tutti i lavoratori e a tutte le religioni. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea esprimendosi sul caso di una donna belga di fede musulmana che si era vista negare un contratto per aver espresso il suo rifiuto di togliersi il velo. Gettare cibo nella spazzatura non è solo uno spreco alimentare, ma anche uno spreco di energia. Quella nascosta nel cibo gettato nelle case italiane, secondo calcoli attualizzati al 2022, vale ben 6,4 miliardi. Ogni anno in Italia si buttano 67 kg di cibo a testa. È tutto, grazie per essere stati con noi. Il TG2000 torna alle 18:30. Arrivederci.